100 anni. Quante pagine hai scritto nella tua vita, Riccardo? Sono racconti che il nonno faceva agli adulti e noi come bambini che eravamo lì intorno al tavolo sentivamo di rimando a questa cosa. Sì, non è stato certo un inizio facile. La grande guerra, la povertà e poi rimanere pure orfano. Lui è iniziato ancora prima della guerra, quando lavorava da Cariboni, si forgiava dei chiodi per il suo fabbisogno. Martello, tenaglia e fuoco. E mica